Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con The Surge 2 e riprendiamo la nostra partita con il New Game Plus. Allora, prima di proseguire vorrei provare a costruire un altro set se riesco, così proseguiamo anche un po' con la costruzione dei 20 set necessari per sbloccare il trofeo. Volevo costruire questa attrezzatura per corpo Nano Ward. Se riesco. Vediamo se ho tutti i componenti necessari. Spero anche che bastino gli scarti. Sì, ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo intanto se riesco ad equipaggiarlo. Sì, eccolo qua. Vediamo la caratteristica speciale di questo set. Quando riesce a parare direzionalmente un attacco nemico, si attiva una nanoesplosione. E potrebbe essere utile visto che ultimamente sono migliorato un po' con le parate. È anche molto particolare come set. E poi, se riesco, vorrei anche cambiare arma e usare. No, dov'è? La super arma dell'Arcangelo. Adesso è a livello 10, provo a potenziarla. 11, 12, 13, 14. E livello 15 massiva. Facciamo danni prepotenti. Adesso abbiamo il danno a 639. È un'arma pesante con il moveset molto particolare. Quindi adesso proviamo ad andare verso il comando ID. Allora, eccoci qua, come al solito. Ci minacciano dall'altoparlante per esserci avvicinati qua al comando. Ma noi proveremo lo stesso a farci strada. Allora, eccoci qua. Qui, tra l'altro, possiamo anche fare lasciare un segno su una parete. Con i graffiti per andare avanti con la quest del DJ. Qua sotto c'è il tipo che ci vorrebbe fare l'agguato, ma adesso provo a farglielo io. Wow. Questo nemico qui aveva il set Liquidator, se non ricordo male. Poi se non è cambiato nulla rispetto alla prima run. Ok, non ci sono nemici strani nuovi. Dovremmo avere lì la Med Bay. E di qua nient'altro. E di qua è ancora bloccato il passaggio. Magari lascio lo stendardo. Ah no, è ancora valido quello che ho lasciato prima. Allora andiamo un attimo alla Med Bay. Questa è una sezione abbastanza. Questa
Questa è una sezione abbastanza pericolosa, insidiosa, diciamo. Quindi dovrò stare attento. Ah già, poi di qua possiamo anche fare il giro per tornare al centro città, ma ci andiamo dopo. Facciamo una breve pausa, posiamo tutto e poi possiamo proseguire. Adesso ho usato parecchi scarti per costruire sette armature e anche potenziare le armi. Se riesco vorrei anche livellare un po', perché non devo stare attento anche a quell'aspetto lì e non lasciare indietro appunto le caratteristiche. Vediamo se riesco a fare un parry. Wow, bello potente. Poi ci facciamo un bel giretto completo da questa parte. Se non ricordo male ci fanno l'agguato, dietro quello scatolone cadono un po' di nemici. Dai! Wow! Beh, non è male, gli abbiamo fatto anche il danno nano con i nano effetti, diciamo, grazie al all'effetto bonus dell'armatura. Ok, wow. Mi spiace. Là. Perfetto. Adesso qua sotto vediamo se è cambiato qualcosa. Comunque è bella potente anche quest'arma. Salve. Oh, ma di là ho sentito il cagnaccio. Vai. Ha ottenuto anche questa nuova arma, la sfregiatrice. Andiamo a vederla subito. È una lancia però. No, torniamo pure con. Con l'arma di prima. Adesso però dobbiamo vedercela con quel cagnaccio maledetto. Ci siamo. Vediamo, c'è solo lui. Provo a staccargli la coda se riesco. Attenzione. Mi è andata anche bene. Aia. Ok. Là. Vediamo se qua c'è un oggetto. No, sembra di no. Ah, già, qua c'è il passaggio.
sorvegliato. È meglio non far scattare l'allarme. Mi servono un po' di componenti per la testa. Vai. Mi spiace. Vediamo che materiale ci lascia. No. Livello 15, se non ho letto male. Allora, ci facciamo il giro da sotto, così non faccio scattare nessun allarme. Tanto è tutto collegato con la zona di prima. Po' di scarti metallici. Però vediamo, qua sembra tutto abbastanza simile alla prima run, sono solo un po' più difficili i nemici da sconfiggere. Già che qui c'è il cagnaccio da qualche parte, dovrebbe essere di qua. Ah. C'è anche l'altro. Devo eliminarlo subito. Questo è pericoloso. Maledetto. Vieni qua. Come mai ti sei attivato così? Vai a cagare. Infatti questo me lo ricordavo da queste parti. Si sarà attivato per sbaglio. Ah, già, lui non mi ha ancora sentito. Magari parti per la gamba, vediamo se riesco a prenderle. No, via prima lo scudo. Ok. Anche lui è sistemato. E posso disattivare lo scan gate. Ottimo. E cos'altro? Forse qui c'è qualcosina dentro le tende. Ottimo. E basta. Non c'è nulla di nuovo, mi sembra. Perfetto, allora andiamo pure avanti. Chi c'è? Eccoli. L'allegra combriccola. Oh, questo spara. Devo. Non so. Oh, via, via. Maledetto, mi ha preso proprio bene, ma. Cosa gli prendo? Oh. Corpo centrale, se riesco. Aia. No, prima via. No, che cavolo succede? Maledetto. Siete una coppia di maledetti, va?
Devo eliminarne prima uno. Oh. Poi questo mi ha proprio rotto le scatole. Te lo sei meritato, scusa. Che fai? Mi spari da lontano mentre ingaggio un regolare duello con un tuo collega? Ok, non c'è altro. Ah già, qua c'è un oggetto che per il momento non possiamo recuperare. Ci servirà una tessera. Però non mi ricordo esattamente quando poi possiamo recuperarla. Ah, lì c'è un oggetto, vediamo se riesco a prenderlo. Urca. Ci riprovo. Sì. Scarti metallici, vabbè. Andiamo avanti, adesso entrata di controllo dell'ID. Ah già, devo fare i graffiti, me li stavo dimenticando. No. Sì, dovrebbe bastare una fogliolina sola, però li faccio tutti e tre, tanto. Adesso qua vediamo cosa... Siamo vicini all'ospedale. È già che arriva il soldato con un leggero preziosismo. Dai, con calma, tanto siamo qua. È solo che dovrebbe avere il fucile quel tipo lì, è pericoloso perché... c'è anche il tipo maledetto. Mi ha già preso di mira. Potrebbe essere più problematico del previsto, questo pezzo. Mettiamo il nuovo standard intanto. Perché quell'altro lì è abbastanza difficile da eliminare. Proviamo ad attirare quello là qua. Anche lo scudo. Vieni, vieni dietro al muro. Dai, dai, non essere timido. Dai, via. Attenzione. No, 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 via, 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 perché sennò mi vede l'altro. Allora, questo è sistemato, adesso però mi preoccupa un po' quell'altro. Magari torno un attimo con quest'arma e provo a smazzolarlo per bene. Proviamo. Lo faccio fuori in fretta. Vai, meno uno. E meno due. Ok. Sì, ho preferito affrontarlo con la mia solita arma perché... insomma, è abbastanza duretto da distruggere. Allora, di qua andiamo verso l'ospedale, però prima possiamo sbloccare uno shortcut.
Perfetto. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Questo è un impianto che avevamo già. Beh, non mi dispiace comunque l'effetto di questo set, che quell'esplosione di nano effetti non è male. Ma si è disattivato qua, no? Sì, dovremmo essere di nuovo nella zona di prima, vicino al cagnaccio. Perfetto, e poi di qua. Sì, ci servirà poi il cavo, però andando di qua dovrebbe esserci lo shortcut. Eccolo qua. Dal container. Perfetto. Adesso magari deposito quegli scarti perché sono parecchi, non vorrei rischiare di perderli. Voilà. Avanzo un po' di livello però questa volta. E 2. Livello 100. Salute, resistenza, batteria e ancora salute. Va bene. Ok. E cos'altro? Poi vabbè, per quanto riguarda i set armatura, magari mi fermo un attimo e avanzo, salgo un po' di livello ancora perché preferisco stare un po' più tranquillo con qualche livello in più di salute e resistenza e poi costruirò successivamente qualche altro set. Allora, continuiamo pure la nostra esplorazione in questa zona qua. Adesso mi sento un po' più tranquillo dopo aver posato tutti quegli scarti. Vediamo un po' di raggiungere l'ospedale. Ah già, quest'altro tipo si è rifatto. Ma sono ciechi? Vai. Stai per farmi cadere. Ma guarda te. Che lazzarone. Il problema è che adesso si sarà rigenerato anche quell'altro maledetto lì che si sdoppia. Ah, di qua però non ho controllato, ma non dovrebbe esserci niente per il momento. Ah no, c'è un oggetto. Come non detto. E poi di qua si ritorna indietro con il gancio. Che cavolo. No, aspetta, prima. No, anzi, provo ad attirarlo qua col magnete. Vieni qua. Vieni qua. Spacchiamo prima quello scudo. Ok. Ed è sistemato. Perfetto.
magari mi occupo anche di quest'altro pazzo qua, nano maledetto. No, no, è un nemico vendicativo. Oh, via, via. Rigeneriamoci. Cos'ha per noi questo? No. Ok. E voilà. No. Chi cavolo è? Ma guardate che maledetto. No, ma che cavolo succede? No! That was a close call out there. Those AID bastards almost got you. Looks like I saved you just in the nick of time. You won't be that lucky again. I'm here for one reason alone. To bleed those bastards dry. So don't expect any loyalty. Ah già, adesso si è sbloccato anche questo NPC che ci chiederà il gancio per la teleferica. Another fortune. Me and my... If I... Sì, poi te lo procurerò, certo. And I have... Vabbè, gli faccio un po' di domande, ma sappiamo già di che cosa si tratta. You live on, I'm sure those guys. Parlami della Grande Muraglia e Nothing, think darn. altri Because we were dettagli. fooled, didn't they? Basta. All the more. You Cos'è che volevi? Gancio teleferico, va bene. take care. Sì. Caspita, che violenza, quei droni lì che pattugliano la strada. Mi hanno fatto un sacco di danni. Sì, vabbè, ti lascio stare un attimo perché non mi è piaciuto per niente come è andata con quei droni lì. Tanto devo togliere di mezzo quest'altro. Vieni, vieni. Magari vieni ancora un po' più in qua, per favore. Oh, così combattiamo tranquilli, eh. E senza lo scudo. Per fortuna l'altro non si è attivato immediatamente, però devo eliminarlo. Questa volta proviamo a prendere parti per le braccia. Dai, quanto ci vuole ancora? Vai. E adesso però viene un po' più in qua perché sennò arrivano quei droni lì di controllo che sono un po' una spina nel fianco.
Dai. Ok. Da dove cavolo è arrivato quel drone lì? E poi anche l'altro. Sono stati dei maledetti. Vabbè. Comunque ci siamo ripresi il nostro bottino. Anche qui bisognerà fare attenzione. Eccolo qua, me lo ricordavo. Oh. Ah, sei caduto. Dovrebbe fare il giro e tornare a trovarci. Anzi, gli vado incontro, va. Ok. Là. L'ho parato proprio male quello di prima, va. Anche qui è tutto a posto. Eccolo là il drone. No, non quello, là sotto. No, no, lì c'è il cecchino, ma lo lascio stare. No, dovrebbe esserci. Eccolo qua. Disattiviamo lo scanner. Perfetto. E adesso però non so mica se sia una buona idea passare di qua. Vabbè, intanto vediamo. Chi arriva? Cosa fa questo poveraccio? Una trappola? Vabbè, sento qualcuno muoversi, eccolo. Là. Ed è sistemato, perfetto. Ah, di qua non abbiamo ancora la tessera per... Ah, ecco, questa è la medicina che serve per completare la quest di prima. Allora, un attimo perché non mi convince per niente la situazione con quei droni. Perché uno ancora va bene. Però due sono davvero pericolosi. No, ho fatto il giro. Ho fatto pure il giro sbagliato. Adesso che ho disattivato il varco... Ma che cavolo, ma sto tornando indietro. Ah, ecco. Adesso che il varco è disattivato e sotto non ci sono altri nemici, vediamo se riesco ad attirarli uno alla volta. Però è davvero pericoloso. Eccolo, aspetta un attimo. Sono troppo vicini. Devo provare ad attaccarne uno quando l'altro è lontano. Viene solo lui? No, viene anche l'altro. Per carità.
Ah, ok, vieni, vieni solo tu. Vai. Ok, meno male. Meno male perché mi stavo preoccupando. Due di questi, se ti prendono insieme. Ok. Vai un po' a quel paese, va. Oh, adesso va meglio. Poi laggiù c'è quel cane lì messo come sentinella. Di qua però, ecco, c'era anche l'altro che fa finta di niente. No, non riesco a... ma vieni qua, va. Ok. Adesso mi sento un po' più tranquillo. Ah, peccato, vabbè. Pazienza. Comunque, ah, c'è qualcosa che non avevo preso. Ah, adesso c'è quel cecchino lì. Vieni qua, sennò lì ci prende di mira il... quel cagnaccio. Ah, ma ho finito. Dai, ma è possibile? Vabbè, va, facciamo così. Mi preoccupa quel cane lì di guardia. Vai, adesso. Via, 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 via. Vieni qua, va. Che ce ne sono, ce n'è anche per te. Attenzione. Vieni qua, va, che combattiamo un po' più comodi. Vai. Va bene. Poi di qua è ancora presto per proseguire. Abbiamo fatto tutto il giro comunque. Non dovrei aver dimenticato nulla. Forse qualche oggetto qua. No. Adesso ci addentriamo un po' nell'ospedale. Ricordo che in questo punto c'era un po' di lag, speriamo che l'abbiano risolto. Lagga comunque. There's an intruder! Help! Guards! Guards! Vabbè. L'ho eliminato. Meno male non mi sono incastrato, per fortuna. Voilà. Ok. Rigeneriamoci un po'. C'è nessuno agguato, controlliamo un po' qua. Non c'è nulla. Ah, peccato per il lag. Non
Andiamo avanti. Ecco, c'è un altro shortcut. Vado ad attivare. Ok, qui ancora qualche oggetto. E di qua abbiamo attivato di nuovo la scorciatoia, meno male. Vediamo se riusciamo a non incastrarci. Peccato per questo lag. Allora, Liangwei Hospital. Adesso qui ci sono un po' di dottori maledetti da... Scusami. Là. Allora, un po' di lega di tungsteno l'abbiamo ottenuta, adesso dovrebbe esserci l'altro. Magari prendo delle parti per le braccia. Ah, peccato. Qualcos'altro? No, mi sembra di no. Basta così. Andiamo avanti. E adesso dovremmo essere molto vicini ai laboratori. C'è un altro ricordo di Atena, tra poco. Starting interrogation. Subject 86, Athena Gutenberg. I've studied your nanite readings, Athena. They're incredible. Tell me what happened on that plane. What are you talking about? Just let me go! Fine. Don't cooperate. Our techs will know soon enough. Let's just say I think you have enormous potential. What do you want from me? Prepare. You idiots. You're all gonna die. I'm not alone here. Someone's coming for me. It's too late for that, kid. Interrogation ended. Vediamo che cosa c'è questa volta. Lega di tungsteno, livello 15, va bene. È sempre bene accetta. Ah no, ho dimenticato un oggetto, non l'avevo visto. Va bene, proseguiamo. Sì, proprio in quella parte sembra che ci sia un po' di lag. Allora qui, se non ricordo male, è un po' un casino. Poi questo è anche un nemico vendicativo. Vieni di qua magari, va. Ah già, però via quello scudo. Vieni, vieni di qua perché sennò di là svegliamo gli scienziati. Mi spiace, però abbiamo ottenuto un bel po' di materiale sempre utile. E anche la tessera di accesso dell'ID. Dopo faremo un controllo. Proviamo a prendergli l'arma se riesco. Ah no, troppo brutale. Troppo brutale, però prima di andare ad attaccare lì gli scienziati, qua c'è questo nemico da devastare. È bello tosto, eh? Vai. Ah già, però. Prima, aspetta, spacchiamo quello scudo lì.
E via il braccio. Ah, ecco, mi mancava anche il diagramma per il braccio Cerbero. Anche se poi è un set che dopo si troverà. E anche la sua arma. Adesso... lì ci sono un paio di scienziati pazzi. Vediamo se riesco a prenderne solo uno col magnete. L'altro si è attivato comunque. Via. Allora, prendiamo un po' le parti per il corpo centrale. Non attacchi più? Oh. Me lo sono meritato, eh. Di qua c'era anche un passaggio, però non si apre con la scheda che abbiamo appena ottenuto. Magari sfrutto la medbay qua. Va bene. Altra nota audio. E andiamo avanti. Ah già, qui c'è il passaggio segreto. Poi lì c'è un cagnaccio da distruggere. Prima facciamoci il giretto di sotto. Sto scendendo qua. No, anche qua hanno messo uno di quei nemici che si sdoppia. Andiamo prima sotto. E in accoppiata con il cane potrebbe essere un bel problema. Hanno fatto un bel abbinamento, soprattutto in una zona chiusa come questa. E qua non c'è altro. E basta. Vai. Ah, ecco. Sì, sì, siamo tornati indietro. E adesso c'è quel problema da risolvere, però. Provo ad attirare qui quel... quel malefico essere. E poi però provo a sistemarlo con quest'arma. Perché l'altro di sicuro ci bersaglierà in fretta. Ah, ma mi ha fatto la gabbia, maledetto. No, allora... attenzione, è caduto. Dai, dai, dai. Via, via, via. Scendiamocene. Via, devo eliminarne uno almeno. Maledetto. Quanto siete fastidiosi, va? Comunque ce l'abbiamo fatta un po' all'ultimo, ma ce l'ho fatta. Adesso se non si è sdoppiato un'altra volta, dovremmo averlo sistemato una volta per tutte. Sì, manca però il cagnaccio. Il cagnaccio lo sistemo però a terra, non da lì, perché è più pericoloso in quella posizione. Ecco, viene qua.
attenzione. Vai. Oh, sistemato. Poi sento degli altri passi, ci sarà... Vediamo qualcun altro qua in attesa. C'era uno scienziato, se non ricordo male. No, è un guardiano. Cosa prendiamo? Parti per il braccio. No, 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 è una mega trappola. Sei tu il problema. Dove vai? Maledetto. Ah già, aveva anche la tessera. Adesso andiamo a sistemare l'altro. Però via quello scudo, se me lo permetti. Quindi stai qua nella zona armadietti. Basta. Oh, che bello, adesso è tutto un po' più... La strada è libera, tutto più sgombro. Finalmente. Abbiamo ottenuto la tessera d'accesso. Qui dovrebbe esserci Warren, se abbiamo fatto tutto bene. Eccolo qua. Come posso aiutarti? Cos'è tutta questa storia? E poi possiamo dargli il tesserino. Ah, scusa. Ho la tessera d'accesso, vabbè. E adesso possiamo proseguire con la sua quest. Now this looks promising. Just a bit depressing. No, no, no. Sorry, I need a second to come. They haven't. But apparent, but it looks those. C'è scritto qualcosa su Atena? Gutenberg. Yeah. E adesso? We have to. I'll have to. E poi non c'è tempo da perdere, devo trovare Atena. Abbiamo aggiornato anche la missione con lui, quindi come l'altra volta. Adesso possiamo raccogliere il gancio teleferico. Congratulations on claiming your official AID response force hook. You will now be able to travel down zip lines at your own convenience. Vai. E vediamo. Di qua torniamo verso l'inizio? Non mi ricordo. Sì. E adesso dovremmo essere vicino alla Med Bay. A questo punto provo a dargli il cavo, il gancio, e completare correttamente la sua quest. I'm still waiting. Ho la tua attrezzatura. Seriously? You know you're... Sì, tienilo. Well, fine by me. But don't come... E dovremmo aver completato correttamente anche la sua quest. Ah, ci dà quest'arma. Ok, grazie.
Missione completata. Perfetto, completata. Adesso però siamo senza gancio. Visto che ho liberato tutta la zona, però. Ah, qua sotto hanno aperto anche qui questa stanza. Sì, si torna indietro, diciamo. Ne approfitto adesso che ho liberato tutto per provare a recuperare di nuovo il gancio. Prima di toccare la Med Bay, perché sennò. Ah, vabbè, a parte te. No, perché rifare tutto il giro con i nemici è devastante. No. Sì, è la strada giusta. Mi sono. Spero che non si siano rigenerati. No, meno male. Dovrei controllare un paio di porte. Erano chiuse e serviva la tessera. Vediamo un po' se adesso che l'abbiamo recuperata possiamo. Ah, tra l'altro, vabbè, ho fatto il giro più lungo. Allora, ce n'era una di qua nella stanza dove tenevano nascosti i bambini. Vediamo se adesso possiamo aprirla. Sì, la tessera che abbiamo trovato va bene. Belvedere. Non c'è nessun agguato, ok. Vabbè, del materiale fa sempre comodo. E poi mi serve il cavo. Proviamo a tornare su, spero che ci sia. Anche perché durante la prima run ho fallito la quest proprio per questo discorso qua del gancio. Però comunque il gancio si trova solo qua, secondo me. Infatti, si è rigenerato. Congratulations on claiming your Grazie. replacement AID response Ah form. no, allora proviamo Your employee account subito will now be quell'altro charged. gancio. Have a nice day. Proviamo subito quell'altro gancio e vediamo. C'era un oggetto su quel tetto dalla parte opposta. Dov'è? Qua. Eccoci. Cassa di tecnologie. Va bene. Perfetto. Allora, adesso di qua il percorso è tutto libero, sgombro. Torniamo indietro, c'era però un'altra porta che. Era rimasta da aprire. Ah già, anche di qua non posso fare niente. Però vabbè, adesso ho tutti quegli scarti e preferisco non rischiare e non perderli. Però dovremmo essere vicini, era di qua, mi pare. Dai, vieni qua. Ti avevo lasciato come ciliegina sulla torta.
Ah sì, era qua vicino. Allora facciamo così però. Non voglio rischiare. Poso gli scarti. Vado ad aprire quella porta. E poi torno alla Med Bay. Facciamo ancora quest'ultima cosa. A questo punto dovremmo aver concluso... diciamo questa parte. Abbiamo girato tutto quanto. Ci serviva il cavo, quindi lo abbiamo ottenuto. Ok, un bel po' di scarti. Faccio una corsa. Vabbè, adesso si sono rifatti tutti, ma non ho intenzione di affrontarli. Facciamo quest'ultimo controllo. Ah, sì, di qua. E oltre lo scanner, qua. Vado, apro la porta e me ne vado via. Eccola qua. Ah, si è aperta lo stesso la porta, va bene. Cos'è? Cassa di tecnologie avanzate. E poi basta, mi sembra. Abbiamo recuperato anche l'oggetto che serve alla dottoressa. Dovrebbe essere tutto a posto adesso. Forse c'era... una cosa da controllare all'interno dell'ospedale, mi sembra. Un'ultima cosa. No, nel tendone vicino all'ospedale. Solo che adesso sarà un bel casino ad arrivarci. Wow. Via, via. Ah, maledetti. Ne riprovo a fare il giro dall'alto. Ma che cavolo. Allora, provo a fare il giro di qua, se riesco. Ah, eccolo qua. No, è ancora chiuso. Ci dovrò tornare dopo. Non me lo ricordavo, comunque ci torneremo dopo. Abbiamo fatto un'altra brutality e adesso magari torno indietro, basta, alla Med Bay. E voilà. Abbiamo finito. Abbiamo ottenuto il gancio che appunto ci servirà poi in altre zone. Adesso ho accumulato 407.000 e passa scarti, quindi adesso vorrei livellare un po'. Basta. Ho 10 bei punti, un paio a batteria, un paio a resistenza, un paio a salute, ancora uno a resistenza, uno a batteria e una salute e una resistenza. Perfetto. Ho sbloccato anche uno slot per l'impianto, però poi lo controllerò dopo. Questo qua.
Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video, è durato un pochino di più, però abbiamo esplorato tutta quest'area, abbiamo ottenuto il gancio, quindi poi potremo esplorare nuove zone. E con il prossimo video vorrei andare verso il locale Cloud9, però dovremo anche tornare indietro e completare la quest della dottoressa al comando ID, quindi ci sono ancora alcune cose da fare. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!